tutti. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi siamo su Would You Rather, ovvero preferiresti. Questo video, questa specie di video l'avevo già portato nel mio vecchio canale, però per i nuovi iscritti, i nuovi arrivati, vi spiego un po' come funziona la situazione. Allora, ci mettono a confronto due cose su questo sito e noi dobbiamo scegliere quella che, diciamo, ci piace di più, cosa preferiremmo. Se no non si chiamerebbe preferiresti il gioco, sito, non so come chiamarlo. Ma vabbè, iniziamo. PS, sono raffreddato, quindi sentitevi questa voce, beccatevela. Iniziamo. Preferiresti sì attraente e povero, sì brutto e ricco? Ma brutto e ricco, tanto si vede. Ricco no, non lo sono ancora. Però la bellezza non è che si vede. Se sono bello scrivetelo nei commenti. Prossima. Tra l'altro, perché c'ho le cuffie che non servono a niente in questo gioco, quindi me li levo. Se ce l'avevo così per abbellimento. Preferiresti sono cresciuto senza un padre, essere cresciuto senza un padre. Google traduttore è bravissimo a tradurre i siti. Essere cresciuto senza una madre. Questa è difficilissima. Questa è difficilissima. Preferirei essere cresciuto senza una madre. E molti dicono il contrario, perché io vado contro la massa. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi. Preferiresti essere un unicorno o una strega? Almeno Wizard dovrebbe essere strega. Non lo so, ma nessuno dei due. Ma meglio Wizard, dai, almeno lì siamo più potenti. Gli unicorni che cavolo fanno? Quei dannati unicorni. Vai, andiamo avanti. Preferiresti combattere un orso o un leone? Tutte e due sono più forti di me, quindi cosa potrei fare? Contro un orso? Vai! 63% combattere contro un orso. Gli altri 37% non sanno che fine faranno. Una fine bruttissima. Vabbè, che con l'orso non è che sia una fine bella. Precisiamo. Se possiedi una macchina del tempo, preferiresti? Sarà un DeLorean. Viva le traduzioni! Viva le traduzioni! Oppure è una cabina telefonica. No, fai mona! Ma cosa vuol dire? Cosa devo rispondere io? Risponde una cabina telefonica. Oh Gesù! Non ne parliamo, come se non ho fatto niente. Andiamo avanti. Preferiresti giocare uno contro uno con Michael Jordan? Non in primo piano. Cosa vuol dire non in primo piano? Non lo so. O giocare uno contro uno con LeBron James ed essere primo? Ma tante volte Michael Jordan, tante volte lui. Ah, nella sua perfezione vuol dire. Scusate la traduzione, ma io non è che so granché. Poi ci metto pure internet a darmi una traduzione di quelle perfette. L'importante è andare d'accordo con 66% delle persone. Preferiresti essere in grado di trasformarti in qualsiasi cosa, chiunque sul mondo, o teletrasportarti in qualsiasi parte del mondo? Non ho capito perché mi traduce una parte in italiano, una parte in inglese, non lo so. Comunque teletrasportarmi in qualsiasi parte del mondo, cioè, chi non desidera teletrasportarsi ovunque? Tipo io sono qui, e adesso sono qui. Tutto è stato possibile grazie all'editing. Quella è la magia del teletrasporto. Almeno quello ci rende felici. Oh, preferiresti adottare Pushin o Nyan Cat? Bella questa domanda. Ma adottiamo un Nyan Cat, così ogni giorno lo vedremo sgattaiolare per la casa con quel suo arcobaleno. Di che cosa si sono fatti quelli che hanno creato il Nyan Cat? Sembra che si sono fatti di droga, di quelli allucinanti.
Ok, preferiresti ottenere gioielli per un valore di 20.000 dollari oppure ottenere 10.000 dollari di elettronica? 10.000 dollari di elettronica, cioè a sto punto non stare con sto computer che c'ho adesso, stare con un super computer da gaming, peggio di quel della NASA. Con 10.000 dollari di elettronica, cosa mi posso fare? Cioè, con 10.000 dollari ti puoi far tutto. Preferiresti vivere in un attico in città o in una villa in campagna? Bella domanda questa. Direi. Non ho detto questo. Direi villa in campagna. Anche se vivo lontano dalla città, però no, cazzo, c'ho una villa. C'ho il mio spazio. Posso fare quello che voglio, sono libero dal mondo, nessuno mi dice niente, cioè, posso urlare quanto voglio. Ma andiamo avanti. Se dovresti uccidere qualche personaggio di Harry Potter, preferiresti uccidere Voldemort o Harry Potter? Saggia domanda, ma chi vorrei uccidere io se non Voldemort? Quella faccia, non lo so nemmeno se c'è il naso, perché c'ho due buchi al posto del naso. Ah, ora sì, tutti uccidono Voldemort. A morte Voldemort. Morirai prima o poi. Preferiresti sopravvivere senza mangiare ogni ora? Che vuol dire non mangiare mai? Non essere in grado di assaggiare nulla per il resto della vita. Non vuol dire la stessa cosa alla fine? A sto punto non mangiamo, facciamo prima. E mi devo penare così per non assaggiare niente per il resto della vita. Se poi sono incapace di mangiare per ogni ora. Cioè, non è la stessa cosa alla fine. Preferiresti mangiare Butterfinger, non so cosa siano, o mangiare Snickers? Cioè, mi mangio le scarpe. Babbo, mangiamoci le Snickers. Chissà quando saranno buone. Dai un morso anche tu a un paio di scarpe. Dai, è l'ultima prima che mi si scarica la fotocamera qua. Ma preferiresti avere due mani sinistre o due piedi sinistro? Che schifo sarebbe! Due piedi sinistro camminerei proprio alla cazzo di cane. Due mani sinistre. Oddio. Ma è meglio due mani sinistre. Almeno con due mani sinistre posso fare qualcosa. E sapete cosa? Non quella cosa. Porcellini, vi ho sgamati. Dai, è l'ultima per chiudere bene. Dai, è veloci. Preferiresti sposarti Justin Bieber o Harry Styles? Questa sì che è una bella domanda. Non vorrei sposare nessuno di tutti e due. No, tutti e due sono odiosi. Oddio, vado alla cieca, vado alla cieca. Chi mi tocca, tocca. Non ho cliccato niente, vai. Mi tocca sposare Justin Bieber. No! No, il 68% vuole sposarsi con Harry Styles. E con questa brutta notizia chiudo qua il video. Va bene raga, concludo qui questo breve video su What You Rather Preferiresti. Se volete altri video su questo sito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, mettete piace a pagina Facebook, trovate il link in descrizione con altri social e niente. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti raga. Break it, break it, break it.